tornano le curiosità sul Giappone che sono davvero vere e non prese a caso dal web. Pronti a saziare la vostra curiosità nipponica? Per conoscere meglio la personalità di qualcuno, i giapponesi chiedono il gruppo sanguigno, come noi chiediamo il segno zodiacale. Il Rakugo, letteralmente parole cadute, è un genere teatrale giapponese che consiste in un monologo comico in cui un narratore racconta una storia. Il Rakugo-ka, ossia colui che recita il monologo, indossa il kimono e siede sui talloni, nella posizione detta seiza, sopra un cuscino. Molti comici che lavorano in TV sono stati Rakugo-ka, tra questi anche il famosissimo Kitano Takeshi, che Sebastiano Serafini ha anche avuto occasione di conoscere. Shichigo-san, letteralmente 7-5-3, è un tradizionale rito di passaggio che i bambini e le bambine festeggiano a 3-5-7 anni per celebrare la crescita e il benessere. I giapponesi diventano adulti a 20 anni e festeggiano con la cerimonia del Seijin-shiki. Si possono bere alcolici a 20 anni, mentre si può votare e guidare dai 18 anni in su. Se una persona si toglie la vita gettandosi sotto un metro o un treno ed il servizio viene bloccato per un determinato tempo, la famiglia del defunto dovrà pagare un risarcimento. A differenza di molti paesi dove chi si impegna a scuola è spesso deriso e chiamato secchione, in Giappone queste persone sono molto ammirate dagli altri studenti. Alle fiere cosplay non ci si può presentare già in costume, ma bisogna cambiarsi negli appositi stand che vanno prenotati prima e sono a pagamento. Alle Barbie le ragazzine giapponesi preferiscono la bambola Lika-chan, questo perché da indagini di mercato è emerso che per gli standard nipponici Lika-chan è carina, ossia kawaii e giovanile, rispetto al look adulto della Barbie. Il vecchio nome di Tokyo è Edo. Tokyo non è sempre stata la capitale del Giappone, originariamente era Nara e successivamente Kyoto. Quasi tutti i giapponesi si fanno il bagno ogni sera e praticamente ogni appartamento, anche quello più piccolo, è munito di vasca da bagno. Esistono però ancora appartamenti senza un bagno proprio dove i servizi sono in comune. Avete presente Mezunikoku? In Giappone esistono ancora negozi dove si possono affittare DVD e CD. Al posto di WhatsApp i giapponesi usano LINE. Se siete fan di Hunger Games, vi piacerà quasi sicuramente il romanzo di Koshun Takami, chiamato Battle Royale. Simile sotto molti aspetti, è uscito nel 1999. Il primo film uscì invece un anno dopo. Se invece siete appassionati del film Disney Pixar Inside Out, molto probabilmente amerete l'opera di Setsuna Mizushiru, ovvero Poison Berry My Brain. Il manga venne pubblicato dal 2010 al 2015, mentre il film uscì nel 2015, lo stesso anno di quello della Disney. In Giappone non è raro vedere persone, anche di una certa età, leggere manga sul treno. La scuola d'obbligo in Giappone dura 9 anni, 6 di elementari e 3 di medie. La scuola superiore dura 3 anni. Quando comprate un libro, molto spesso in libreria vi rivestiranno la copertina con della carta, così nessuno saprà mai che libro state leggendo. In Giappone esistono dei caffè dove bisogna rimanere in silenzio. Consiglio, leggete bene le insegne. Per poter cucinare il velenosissimo pesce fugu, gli chef devono sottoporsi ad un esame molto difficile per avere la licenza per poterlo cucinare. Non si registra quasi nessun caso di morte per avvelenamento da fugu da molti anni. Già all'asilo molti bambini sanno usare le bacchette per mangiare. Quelli che non sono in grado ne usano una versione per bambini che ricorda vagamente una forbice. Su Google Maps, cartelli e templi si vede spesso il simbolo Manji, che però non ha nulla a che fare con i nazisti. Se volete sapere di più andate a dare un'occhiata al video dedicato. Mi